Ciao ragazzi, allora in questo video voglio farvi vedere le ultime creazioni che ho fatto. Ho deciso però di farvi vedere di settimana in settimana le creazioni che faccio. Comunque adesso si tratta della settimana, magari più in là se vedo che magari durante una settimana ho fatto una cosa sola, a corpo 2 settimane, dipende un po' da quante creazioni faccio, perché mi sono resa conto che quando faccio i video di creazione vi faccio vedere le creazioni che faccio, sono video molto lunghi e molte ragazze si sono lamentate di questo fatto perché dicono è troppo lungo, ma non potevi tagliarlo, eccetera. E quindi ho deciso di fare un video, di fare dei video facendovi vedere le creazioni, però più brevi, quindi con meno creazioni. Appunto, l'ho voluto dividere in creazioni della settimana, ad esempio, oppure creazioni del mese. Ora vediamo. Per adesso, oggi vi faccio vedere le creazioni dell'ultima settimana. Sono creazioni semplici, però volevo farle perché era tanto tempo che ce l'avevo in mente e non riuscivo a farle, quindi ho deciso di farle durante questa settimana nei buchi di tempo, tra un cambio di pannolino e un invio di un curriculum, perché qui ragazze siamo alla ricerca di un lavoro, e niente, vi faccio vedere un po' che cosa ho fatto. Allora, partiamo subito con la creazione più semplice, secondo me, che è una parure composta da orecchini e bracciale. Allora, la parure è fatta con queste pietre qua. Queste sono delle pietre in vetro che mi aveva inviato Valentina, e sono queste a forma di cuore, con all'interno una pietra nera rigata d'argento con delle roselline. E ho fatto questo bracciale elastico. Ho intervallato due pietre dure con queste perline a forma di fiorellino, di stellina, insomma, in base al vostro gusto, trasparenti. Sempre che mi aveva inviato Valentina. Ora ve lo faccio vedere al polso. E indossato fa questo effetto qui. Mi piace tanto perché sì, è vero che è particolare perché le pietre sono molto molto grandi, cioè molto molto grandi, sono grandi. Le pietre sono grandi, però comunque al polso veste molto molto bene, abbastanza elegante. E insieme al bracciale ho fatto un paio di orecchini perché, come potete aver notato, io e gli orecchini siamo un mondo unito. E ho fatto questi orecchini semplicissimi, anche questi con la pietra e un fiorellino trasparente con la monachella. Questi sono gli orecchini, vedete? Molto molto belli. Poi gli orecchini a pendente così semplici mi piacciono molto. E questa è una parure. Poi ho voluto fare un'altra parure, questa volta di anello e orecchini, che però devo ancora montare, quindi vi faccio vedere solamente l'incastonatura. Allora, l'anello l'ho voluto fare incastonando un soft touch color rosa antico, questo è, e l'ho incastonato con delle Delica salmone e delle Rocaille nere e dorate davanti e dietro solamente nere, e ho cercato di fare questa incastonatura diciamo alternata oro e nero. Questo diventerà un anello, il soft touch, mentre gli orecchini li ho fatti sempre con due madreperle che mi ha inviato Valentina, che sono queste, sono anche queste due madreperle color salmone. L'incastonatura è la stessa, solamente che qui ho incastonato le madreperle
perché io furbamente non è che sono andata a prendermi due o tre soft touch a colore, no, ne ho preso solamente uno, quindi non ho la parure da fare. Quindi dovrò quando avrò finito tutto quanto, ordinare soft touch dello stesso colore o comunque copie di soft touch per fare poi orecchini, parure, eccetera. Comunque per ora utilizzo queste, anche queste con la stessa tecnica di incastonatura come vi ho detto, e mi piacciono tantissimo. L'effetto è molto molto carino. E questa appunto è un'altra parure. Arriviamo all'ultima creazione. L'ultima creazione è questo ciondolo. Questo ciondolo fatto anche questo con questo cabochon che anche questo mi ha inviato Valentina. In questo video praticamente ti ringrazio e ti faccio vedere che fine hanno fatto le tue cose. Allora, questo è appunto il cabochon che mi ha inviato Valentina e io poi l'ho incastonato con delle delica bianche, e poi con delle ho fatto due giri di perline bianche 8-0 mi pare, e poi ho alternato dei bicono Swarovski da 4 mm e due perline sempre da 8 mm ed è venuto così. Questo sarà il ciondolo per una collana. Mi piace molto perché comunque veste, aspettate, ecco qua, vedete? Veste molto bene, l'effetto è molto bello. Adesso devo trovare una collana, non so se una catenina oppure un filo di cotone per poter fare la collana e devo decidere quale colore scegliere. Se riuscite, datemi un po' di consigli perché veramente per incastonare questo, per fare questa creazione, veramente per scegliere i colori è stato un dramma per me perché non sapevo come fare, però insomma questo è il risultato. Questo mi piace tanto, non vedo l'ora di indossarlo perché l'ho fatta apposta. E niente ragazze, queste sono tutte le creazioni di questa settimana. Io spero che vi siano piaciute, aspetto i vostri commenti perché comunque sono sempre sempre ben accetti i commenti costruttivi, non i commenti stupidi, i commenti costruttivi. E niente ragazze, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!